Very, very hot, ma'am. Fa caldo. Very caldo. Fa caldo, right? I don't know. It's hot. Fa caldo, ma io lo porto molto via bene il caldo. A me piace il caldo e non piace il freddo, perciò io sto benissimo. Raggiunge il picco l'ondata di calore che si farà sentire nella capitale ancora per qualche giorno, con temperature decisamente oltre la media almeno fino a giovedì. La colonnina di Mercurio arriverà infatti a toccare i 37 gradi centigradi per poi scendere solo nel fine settimana per regalare ai turisti che affolleranno la capitale e ai tanti romani rimasti in città un po' di sollievo. L'invito del Campidoglio per fronteggiare l'ondata di calore è di rispettare poche semplici ormai consuete regole: evitare di uscire nelle ore più calde, bere molta acqua e nutrirsi in modo adeguato alle alte temperature e prestare particolare attenzione a chi potrebbe accusare maggiormente il forte caldo. Attraverso un call center dedicato attivo tutti i giorni dalle 9 alle 18, i tanti romani che con la crisi rimarranno a casa potranno usufruire dell'assistenza capitolina chiamando il numero 0657 088700. A disposizione poi il numero verde di Pronto Nonno, chiamando infatti l'800 147 741 si potranno avere assistenza, accompagnamento e informazioni sui servizi socio-sanitari rimasti aperti. Sempre attiva inoltre la sala operativa sociale di Roma Capitale, che risponde al numero 800 440 022. Per gli appassionati di internet inoltre la Protezione Civile ha predisposto sul suo sito www.protezionecivilecomunediroma.it utili consigli su come difendersi da questo caldissimo agosto. Il Campidoglio contro il rischio incendi nelle zone boschive supporterà inoltre con le proprie strutture la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco. Autobotti sono state dislocate alla Farnesina, San Sisto, al centro Carni e nella zona più a rischio di Castelfusano.